Quale interessante disegno stavi facendo per rallegrare i tuoi occhi? Il ramo di un albero. Secondo te la pittura non è forse una delle espressioni più gioiose dell'animo, così pieno di bellezza che non riesce a contenerlo? Maestro, non so proprio se devo parlare di ciò che mi turba. Ho visto una ragazza. I suoi capelli sono morbidi e lucenti. La sua voce è dolce. I suoi occhi mi perseguitano. Le mie notti sono piene di sogni agitati, maestro, e da sveglio non ho pace. Come posso sapere se questo è amore? Non riesco ancora a riconoscerne gli effetti. Che cosa vedi? Due recipienti, uno sull'altro. Uno è pieno di sabbia. Uno soltanto? Sì, l'altro è vuoto. Guarda. Per conoscere l'amore, sii come il ruscello che scorre, che è sordo, ma canta la sua melodia perché gli altri l'ascoltino. Prova il dolore di una tenerezza eccessiva. Svegliati all'alba col cuore leggero e ringrazia per un altro giorno pieno d'amore. Sii vuoto, ma anche ricolmo. Te lo dice un vecchio uomo. È così che si conosce l'amore.